effettivamente nel momento in cui si sta parlando, anzi nel periodo nel quale si sta parlando tantissimo di crisi familiare, di crisi della scuola, le uniche agenzie formative importanti sono rimaste effettivamente lo sport e la Chiesa, in un certo senso. La Chiesa che riesce ad essere di supporto notevole per quanto riguarda l'attività sportiva, soprattutto laddove si riesce a portare avanti il concetto di oratorio. Sappiamo benissimo che sono tantissimi i campioni che sono usciti dagli oratori. Uno su tutti, Rivera, ma campioni che hanno fatto la storia dello sport in generale. L'augurio è quello di vedere una grandissima sinergia fra ecco, queste organizzazioni e il mondo sportivo, tutto il mondo sportivo. È l'unico modo per cercare di cambiare questo trend che diventa sempre più difficile, sempre più terribile dal punto di vista dei risultati finali. 35 anni che la PGS Oratorio Salesiano opera ormai per i nostri giovani, quindi un messaggio ai giovani di oggi e anche ai giovani di ieri che oggi sono i padri di questi ragazzi. Le PGS, devo dire, sono un ente di promozione sportiva che riescono ad avere non solo grandissimi numeri, ma soprattutto grandissima qualità nell'attività di promozione dello sport sul territorio. Riescono a risolvere tantissime lacune che esistono nel mondo federale, nel mondo federale che ha problemi continui per quanto riguarda le cosiddette spese. Il messaggio qual è che bisogna dare ai ragazzi? Chi riesce ad avere veramente un corpo sano avrà sempre una mente sana. La maggior parte dei grandi campioni diventano anche grandi professionisti nella vita, anche perché lo sport ci abitua soprattutto al rispetto delle regole, al rispetto per se stessi, al rispetto degli altri, quindi tutto sommato una metafora della vita per poter avere sempre una qualità migliore. A Bova Marina, lontanissimi da casa, per un dono così importante, che è il dono di un sorriso per tanti ragazzi. Aiutare i ragazzi è sempre stata una cosa che mi interessava, mi ha fatto piacere. Se ho fatto qualcosa di buono, mi fa piacere di averla fatta. E qua, questo è quanto. Ed oggi essere qui, che emozione si prova ad essere su questo campo che porta quindi poi da oggi un nome anche importante per lei? Beh, questo è un'emozione grande, veramente grande, perché il nome che avrà questo campo appartiene alla persona che è stata tutta la mia vita. È tutto qua. E i suoi occhi parlano per lei, quindi grazie da tutta la comunità di Bova Marina. Grazie a voi per avermi invitata. Sono contentissimo della riuscita di questa manifestazione, proprio della forza che ci hanno dato anche i giovani per realizzare quest'opera. Thank you.
nostra comunità. È una realizzazione questa che ci permette di rendere un servizio più bello, migliore ai nostri ragazzi. Quindi tutto ciò che viene a favore dei ragazzi è cosa bella e importante. Io all'inizio voglio leggervi quello che l'ispettore dei Salesiani, Don Angelo Sant'Orsola, ha voluto mandarci per l'occasione un suo messaggio. Carissimo Don Vincenzo, chiedo scusa la tecnologia. Carissimo Don Vincenzo, carissimi giovani e laici della famiglia Salesiana Imbova, carissimi amici di Don Bosco, è con grande dispiacere che non posso essere presente oggi con voi a questo evento di gioia, che è l'inaugurazione del nuovo campetto in erbetta, atteso da diversi anni. Purtroppo sono impegnato con tutti gli ispettori della regione mediterranea in un incontro che terminerà solo domani sera. Queste poche righe le scrive per voi, che anche se non sono con voi fisicamente, io sono spiritualmente in questa seconda domenica del tempo pasquale. Gioisco con voi perché ogni volta che si fa qualcosa a vantaggio dei giovani, il cuore del Salesiano gioisce. State facendo tante cose belle, di cui sono davvero felice. Il nuovo campo che oggi inaugurate deve vedervi impegnati alla cura del bello e alla promozione di uno sport che deve aiutare i ragazzi a crescere come uomini. Grazie di cuore a quanti hanno permesso che questo sogno oggi potesse realizzarsi. Vi abbraccio paternamente e sempre avanti con coraggio e gioia. Maria Ausiliatrice e Don Bosco vi benedicano. Vostro Don Angelo. E poi un altro messaggio augurale da un nostro grande amico, Don Natalino Carandente, che dice così: carissimi amici e amiche di Bova, mi dispiace non essere lì con voi oggi per l'inaugurazione del campo di calcetto, un sogno che finalmente diventa realtà. Saluto e ringrazio chi ci ha creduto e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno. Qualcuno ha detto: se si sogna da soli è un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. Allora vuol dire che a Bova Marina si sogna insieme e perciò si riescono a raggiungere alcuni obiettivi. Vi auguro che possiate essere sempre una comunità unita. Vi auguro che possiate essere sempre una comunità unita per garantire al Paese il futuro che merita. Ci sono tanti sogni ancora nel cuore di tutti noi per il Paese e per le nostre famiglie. Insieme si può. Auguri a tutti e un caro saluto. Don Natalino. La centralina. Si sente? Ci siamo. Sì? Pronto? Si sente? Bene.
Allora, prima di dare la parola alla signora Carmen, a Gina e alla signora Carmen, voglio fare i miei ringraziamenti. I ringraziamenti penso di tutti noi, di tutta la comunità, di tutti i ragazzi in modo particolare. I ringraziamenti alla signora Carmen Siniscalchi, che senza conoscerci, ha fatto una grande offerta per la realizzazione del campetto. Senza la sua offerta, forse il campetto avrebbe aspettato ancora parecchi anni. Insieme a lei non dimentico di ringraziare quanti hanno dato il loro contributo in questi anni per la realizzazione del campetto. E mi riferisco in modo particolare, non ho un elenco di tutti purtroppo, ma mi riferisco in modo particolare al comune che ha dato un contributo, alla Fondazione Marsano. Ma ripeto, il mio ringraziamento va soprattutto a quanti di voi, con la loro piccola offerta, magari mensile, hanno reso possibile la realizzazione di questo campetto. Erano 15.000 euro raccolti, più l'offerta della signora. Noi faremo una struttura che davvero è il sogno di tante realtà, perché il campo qui non è finito, perché dobbiamo abbattere quel muro e spostare poi la rete più avanti, in modo che ci sarà la possibilità di mettere le panchine. E una volta fatto questo, metteremo la rete nuova per tutto il campo, anche sopra. Così sarà una realizzazione completa. Quindi aspettiamo a Rocco che faccia subito le pratiche. Dove sta Rocco? È sparito. Le pratiche velocemente. Adesso sapete, se non ci muoviamo, sapete chi è il responsabile. Va bene? Ma il mio ringraziamento va anche ad alcune ditte che hanno dato il loro contributo. Marmi familiari per la targa che scopriremo adesso. Nino Saladino per le stampe. Rocco Tuscano per la sua consulenza. Poi voglio ringraziare anche chi ha fatto i lavori. La ditta Tecno Edil Sport di Crotone. Una ditta che mi ha lasciato estremamente contento, soddisfatto per come hanno lavorato, e la ditta Saladina per le strutture di contorno. Quindi grazie a tutti, grazie alla signora Carmen, e speriamo che ogni tanto ci venga a trovare. Va bene? Adesso noi scopriremo una targa, ci dirà adesso Gina Scordo il senso e il significato di questa targa. Grazie. Salutiamo tutti voi e Carmen, che ha voluto fortemente che quest'opera vedesse la luce, perché è venuta qui tra noi oggi. Abbiamo sempre parlato che questo campo di Cancetto porterà un nome, il nome di Calogero Bellia. Ci è sembrato giusto che tutti sapessero chi era Calogero Bellia. Innanzitutto il marito di Carmen, che purtroppo adesso l'ha lasciata da sola, però lei porta avanti la sua opera di umanità e di solidarietà nei confronti delle nuove generazioni. Calogero Bellia è nato nel 1933 a Palma di Montechiaro. A 5 anni ha perso il padre e a 10 anche la madre. La sua zia, allo scopo di dargli una buona educazione e una cultura adeguata, lo affida alla scuola media dei Salesiani di Agrigento e poi conseguirà la maturità classica al Don Bosco di Palermo.
Si laureerà poi in giurisprudenza, avrà una carriera splendida, un grande avvocato, conosciuto non soltanto in Italia ma anche all'estero, in America, con Carmen che sposa nel 72, insieme viaggiano, girano il mondo, ma soprattutto insieme fanno del bene e soprattutto si rivolgono, come abbiamo già detto, ai giovani. Ma questo perché, ragazzi? Perché Calogero, chiamato Calò, mi permetto di usare questo diminutivo, era un oratoriano come voi, giocava al pallone come voi, è cresciuto nei Salesiani come voi e come voi portava dentro di sé il gene S, quello della salesianità. Io ho avuto l'onore di conoscere Calogero insieme con Carmen e non potrò mai dimenticare il suo sorriso. Il suo sorriso arrivava prima di lui e la sua voglia di fare le cose era dirompente, dilagante. L'ultima iniziativa che ha portato avanti per il Rotary, perché come me anche, voglio dire, Calogero e Carmen sono dei rotariani, è stata la responsabilità delle adozioni a distanza per il Rotary International. Lui ha girato tutto il distretto, ha coinvolto tutti i club, facendo in modo che ognuno di noi collaborasse con lui a questo progetto. Amava i giovani, non hanno avuto dei figli. Ho detto a Carmen, quando le ho proposto questa iniziativa, ho detto a Carmen: Calogero e tu facevate le adozioni a distanza, ne potevate adottare magari uno alla volta, adesso è l'occasione per adottarne tanti in una volta, tutti i nostri oratoriani che aspettavano da tempo questa quest'opera, perché i nostri giovani, Carmen, non hanno le opportunità degli altri, siamo noi che ci dobbiamo impegnare affinché avvenga un poco di perequazione. Non hanno campi sportivi da frequentare, non hanno grandi strutture sportive a cui iscriversi, però hanno tanta voglia di fare lo sport e noi abbiamo altrettanta voglia di farli crescere, come diceva Don Bosco, dei buoni cristiani e onesti cittadini. E soltanto seguendo le ombre di questo grande santo che alla gioventù ha votato la sua missione, forse, e con l'aiuto anche vostro e di tutti gli altri benefattori di quest'opera, ce la potremmo fare. Grazie ancora, grazie. Dopo tutto quello che ha detto Gina, io non ho molto da dire, soltanto, ecco, quindi sono anche emozionata. Mio marito per me era tutta la vita, quindi siamo stati anche, forse devo anche ringraziare che ci siamo stati 42 anni insieme, ma questo è quanto. Ora fare qualcosa che porta un ricordo suo, è la prima, forse una delle prime volte che opero da sola, perché prima ho fatto tutte queste cose, le ho fatte insieme a lui, sempre soprattutto per i giovani e per aiutare i giovani. Siamo anche andati persino in Israele per fare, solo tanto per far operare una bambina etiope, quindi insomma da questo si può immaginare più o meno che genere di vita abbiamo fatto per queste cose. Comunque grazie a voi di avermi dato questa opportunità e buon lavoro. E adesso, vieni, si sente? Prima della benedizione, permettetemi, ero dimenticato di ringraziare Gina, perché senza di Gina non avremmo avuto questa intermediazione. La signora Carmen non sapeva nemmeno dell'esistenza di Bova Marina. No, sapevo. La sapeva perché. Quindi, a casa sua. Quindi è stata attraverso Gina che abbiamo ricevuto e la ringraziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Invito la signora a scoprire la targa. Ci sono qui dei prodotti locali, bergamotto, essenza meravigliosa, vedrete che meraviglia sono questi prodotti, tutti prodotti qui a Bova Marina. Grazie signora. Allora andiamo dall'altra parte. Il presidente Natino. Natino deve venire. Ecco. Natino. C'è un libro delle preghiere, Natino. Facciamo passare il presidente. Già lo fa la mano, sante, non c'è il presidente della Polizia. La Polizia. Natino, anche tu. Vieni. Avviciniamoci, signore. Piano piano. Non si scivola, non vi preoccupate. No, vabbè. Non si scivola, non si scivola. Natino, mettiti qua vicino a fianco alla signora. Ecco. Un applauso. Possiamo entrare per assaggiare il tappeto verde. Piano. Che bello! Ragazzi, ci schieriamo per bene, la signora da un calcio, il primo calcio poi none, e poi iniziate la partita, va bene? La mettiamo, dove si mette il pallone? Centro.